Ciao ciao, allora rifaccio un nuovo video perché ho un radiatore solo e la temperatura del liquido adesso è 28,7 gradi. E allora ho comprato le robe per installare un altro radiatore in loop, quasi un custom loop. Non volevo rinunciare al display della cosa della All-in-One. Allora, le temperature le simulo col Cinebench, anche se con elaborazione video che faccio io ogni tanto, le temperature salgono a dismisura. Quindi lanciamo 90, 100 e questo, 100 e questo tutto fa il throttling, fa anche attuale. Navigando su internet e YouTube si vede che aggiungendo comunque un radiatore alcuni dicono che ha benefici, altri dicono di no. Si dice però learning by doing, cioè provare per credere. 36.867. E allora adesso installerò tutto quanto e poi vedremo le differenze e poi ci vediamo subito con il radiatore installato e vediamo se cambiano le temperature. A dopo. Iniziamo. Ho ordinato un po' di roba dalla AlphaCool, la pompa che ho già preinstallato nel loop, quasi loop. Un trasformatore per accendere la pompa. Poi allora la pompa che va dentro qua. Ho comprato anche un contenitore per fare da riempimento, così che tutta l'aria venga qua e non dentro qua. Qua c'è dentro anche un LED. Metto un attimo a parte questo. It was at this moment that he knew he fucked up. Finito, quasi. La pompa nuova che va dentro la pompa vecchia che mi serve per questo e non so se l'attiverò ancora o no. Quindi 1, 2, 3 e 4. Sembra tutto andare.
e riempiamolo. Vediamo che continua a riempire, io continuo a riempire e la pompa riempie i radiatori perché scende sempre, quindi vuol dire che circola. A massima potenza, perché è alzata solo col SATA, il PWM non è ancora attaccato, quindi va al massimo della potenza, ma sentite qualcosa? E sono vicinissimo con il microfono. Direi che fino adesso sono abbastanza soddisfatto. Anche se pensavo che avevo fatto un disastro, invece è venuto fuori una roba bella. Allora, adesso è passata più o meno un'ora. Questo loop sembra che funziona. Allora, pasta termica applicata, radiatore dentro e qui il radiatore extra, i tubi. Test un po' finale, quasi, e via! Ancora un po' di rumore da pompa, però penso che col tempo si assesti, perché adesso ho fatto un po' di... Tutto rimontato, funziona, adesso andiamo a testare se ha avuto successo, se la CPU resta un po' più fredda. E eccoci qua con il radiatore e la pompa installata. Allora, avvio Cinebench. Non fa throttling e si vede anche qua. Rimangono tutti a 5500 MHz. Nessun thermal throttling. Qua si vede. Qui. Anche se la CPU ha raggiunto 97 gradi qua.
La differenza è che non fa throttling, però la temperatura è praticamente uguale. Quindi direi che per adesso è tutto, i risultati li vedete e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, ciao 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 ciao.